Beh, alla prima ora, l'argomento della prima ora sono le equazioni differenziali, lineari, non omogenee, a coefficienti costanti. Questo è l'argomento. Cioè, a coefficienti costanti perché sarà il caso che tratteremo, ma in realtà molte delle cose che dico valgono anche se i coefficienti non sono costanti. Quindi la situazione qual è? La situazione è un'equazione del tipo somma per i che va da 0 a k, un coefficiente a k che è un numero, un coefficiente a i che è un numero, per u derivata iesima uguale f di t. E questo qui è quello che l'altra volta abbiamo chiamato L di U, ed è una cosa lineare rispetto alla variabile U. Abbiamo già visto la soluzione generale, come è fatta la soluzione generale. La soluzione generale è del tipo, questa è teoria delle equazioni differenziali, ma è teoria anche dei sistemi lineari, è del tipo U di T uguale U segnato di T più C1 U1 di T più CK UK di T, dove questa qui era la soluzione generale dell'equazione omogenea, soluzione generale dell'equazione omogenea, e questa qui è una soluzione qualunque essa sia, soluzione qualunque dell'equazione non omogenea. Comunque, equazione non omogenea. Ecco, piccola osservazione, forse l'avevo già fatta l'altra volta, la ripeto, questa storia vale anche se l'equazione ha coefficienti variabili. Qui non ho usato che i coefficienti siano costanti. Tutto ciò, fin qui, vale anche se i coefficienti sono variabili. Vale anche se i coefficienti sono variabili. Dove entra l'utilità dei coefficienti costanti? L'utilità dei coefficienti costanti entra nel determinare questa base 1 uk usando le soluzioni del polinomio caratteristico e entra nella possibilità di ricavare questa soluzione speciale u segnato di t con i trucchetti che adesso andiamo a vedere. Quindi come determinare, diciamo, per determinare u grande di t conviene andare a occhio, questo è quello che avevamo visto l'altra volta, andare a occhio. Vi avevo detto ci sono due metodi, il primo è andare a occhio e provare a indovinare, il secondo è il metodo di variazione delle costanti che vedremo più avanti. Adesso facciamo degli esempi in cui andiamo a occhio. Allora, esempio 1, questa forse è roba che avevamo già un po' fatto l'altra volta, però adesso cerchiamo di dirlo un po' meglio. Se abbiamo un secondo più, 7U' più 12U uguale E alla 2T, allora uno cosa dice? Qui c'è una soluzione che è esponenziale, cioè diciamo il secondo membro è esponenziale, e quindi cerco una soluzione del tipo, cerco una soluzione del tipo, questo forse l'avevamo già visto l'altra volta, U di T uguale alfa, A, B, C, quel che volete, coefficiente incognito per E alla 2T. Questo è un coefficiente incognito. Sostituisco, lo trovo e funziona tutto. Allora, adesso cerchiamo di metterlo come fatto generale. Questa tecnica funziona, diciamo, fatto generale, se il right hand side è del tipo esponenziale, qui
quindi è del tipo E alla lambda t, allora un tentativo ragionevole, allora il tentativo da fare è U di t uguale a alfa per E elevato alla lambda t. Quando funziona questo? Anzi, quando non funziona questo? Questa è l'unica piccola seccatura che ci può essere. Quando è che non funziona un tentativo di questo tipo? Mi raccomando, lambda è lo stesso lambda, alfa è coefficiente incognito. Questo non funziona se lambda è radice del polinomio caratteristico. Questo non funziona solo se questo non funziona se e solo se lambda è radice del polinomio caratteristico. È radice del polinomio caratteristico. Tra l'altro forse l'espressione polinomio caratteristico l'avete già sentita in qualche altro corso, in apparentemente un altro contesto, apparentemente, perché in realtà è lo stesso modulo fare una cosa che magari la prossima volta vi faccio vedere. Questo non funziona se e soltanto se lambda è una radice del polinomio caratteristico. In quel caso il tentativo da fare è U di t uguale alfa t elevato alla, diciamo, k per e alla lambda t, dove k è che cosa? Anzi, più che k, diamogli un nome più bello, m, dove m, ve lo immaginate facilmente, è la molteplicità di lambda come radice del polinomio caratteristico. È la molteplicità di lambda come radice del polinomio caratteristico. Perché c'è questa storia della molteplicità? Beh, perché c'è questa storia della molteplicità, lo capite subito. Se l'equazione fosse, che ne so, u secondo meno 2 u primo più u uguale e alla t, allora il polinomio caratteristico sarebbe questo, cioè no, questo sarebbe il termine, la parte lineare dell'equazione che produrrebbe come polinomio caratteristico x quadro meno 2x più 1, questo ha radice x uguale a 1 con molteplicità 2, allora è evidente che u di t uguale alfa e alla t fa venire 0 risolta nell'equazione, no? Perché questa qui è una soluzione dell'equazione omogenea, ma anche u di t uguale alfa t e alla t fa venire 0 se la sostituisco dentro, perché nel caso in cui c'è la molteplicità, questa e questa sono una base delle soluzioni dell'omogenea, quindi viene 0 se lo sostituisco. Il tentativo giusto da fare è iniziare a mettere il t quadro. Il t quadro, quindi u di t uguale alfa t quadro per e alla t. Quindi qui non volevo mettere la molteplicità, ma volevo mettere la molteplicità, no, qui è radice di molteplicità 2, quindi giustamente metto il 2. Quindi diciamo, questi sostituiti nell'omogeneo fanno venire 0, questi sostituiti, non sto a fare il conto perché è davvero una stupida verifica, sostituiti fanno venire il left hand side uguale a 0, cioè se li sostituisco qui viene 0, quindi diventa 0 uguale alla t, non va bene. Se invece sostituisco questo le cose vanno bene. Quindi questo qui sostanzialmente sistema il caso in cui il secondo membro è del tipo esponenziale. Piccola osservazione, se il secondo membro invece di essere e alla 2t fosse 7 alla t, cambia qualcosa? 7 alla t che cos'è? E alla log 7 per t, sempre alla, cioè potenze strane sono sempre potenze di E. Quindi diciamo idem
forse magari questo lo mettiamo, anche 7 alla t è del tipo, quindi 7 alla t, non fatevi spaventare, è comunque e elevato alla qualcosa. Esempio 1, esempio 2, prendiamo la stessa equazione, esempio 2, prendiamo la stessa equazione, un secondo più 7u' più 7u' più 12u uguale seno di t. Quindi secondo membro di tipo trigonometrico. Quale sarà il tentativo da fare? Cerco una soluzione del tipo... u di t è alfa seno più beta coseno. Seno e coseno non vengono mai da soli, vengono sempre insieme. Perché? Perché quando io vado a derivare, se io facessi un tentativo fatto di solo seno, cosa succederebbe? U sarebbe seno, u primo sarebbe coseno e non andrebbe bene. E un secondo sarebbe di nuovo seno, quindi rimarrebbe questo coseno che non lo manda via nessuno. Se invece faccio un tentativo misto, se io faccio un tentativo misto di seno e coseno, un primo è a sua volta fatto di seno e coseno, un secondo è fatto a sua volta di seno e coseno e c'è la speranza che se ne vadano. Allora, adesso facciamo questo esempio, tanto per fare un esercizio, un primo di t, tanto per vedere come si fa il conto, cosa dovrei fare? A coseno di t meno beta seno di t, poi un secondo, questo diventa meno alfa seno più beta, no, meno beta coseno, sostituisco e cosa ottengo? Un secondo meno alfa seno meno beta coseno più 7u' più 7 alfa coseno meno 7 beta seno più 12u più 12 alfa seno più 12 alfa seno più 12 alfa, più 12 beta coseno più 12 beta coseno e questo deve fare seno di t. E va bene, allora questo qui è un secondo, questo è un secondo, questo è 7u' più 7u' e questo è più 12u più 12. Adesso cosa faccio? Adesso impongo che il coefficiente del seno faccia 1, di seno quanti ce n'ho? C'ho meno alfa, meno 7 beta, meno 7 beta, più 12 alfa, questo deve fare 1, e il coefficiente di coseno è meno beta, più 7 alfa, più 7 alfa, e di coseno più 12 beta, questo deve fare 0. Questo è il coefficiente di seno di t, di seno di t, e questo qui è il coefficiente di coseno di t. Risolvo e trovo alfa e beta adesso. Risolvo, è un sistema lineare, e trovo alfa e beta. Quindi fatto generale, cosa possiamo dire come fatto generale? Fatto generale, se il right hand side è del tipo seno di lambda t o coseno di lambda t, il tentativo da fare è u di t uguale alfa volte seno di lambda t più beta volte coseno di lambda t. E alfa e beta sono coefficienti incogniti da determinare col sistema lineare. Coefficienti incogniti. Come prima mi interessa quando non funziona. Questo quando non funziona? Questo non funziona solo se
lo stesso seno, lo stesso cosema, sono soluzioni dell'omogeneo. Se sono se, lo stesso sin, sino di lambda t, o coseno di lambda t, che poi sono la stessa cosa, sono soluzioni dell'omogeneo. Soluzioni dell'omogeneo. E quando è che seno di lambda t e coseno di lambda t sono soluzioni dell'omogenea? Cioè se e solo se? Cioè se e solo se? Chi deve essere la soluzione del polinomio caratteristico? Quando è che vengono fuori seno e coseno? Quando le radici del polinomio caratteristico sono immaginarie. Quindi se e soltanto se, e, diciamo lambda i, se e soltanto se, più o meno lambda i, sono radici del polinomio caratteristico. Sono radici del polinomio caratteristico. In quel caso il tentativo da fare, in quel caso occorre mettere, e lo immaginerete, mettere, diciamo, t alla m davanti, dove m è la molteplicità, dove m è la molteplicità. E questo è il secondo caso. Quindi abbiamo fatto un primo caso che era il secondo, il right hand side esponenziale. Il secondo caso è un right hand side trigonometrico. O per la cronaca, se ci fosse seno alla 20 o se ci fosse sen quadro, cambia qualcosa? Cioè qualunque potenza di seno e coseno la potete scrivere come somma di seno cosemi semplici, tipo sen quadro, che cos'è? 1 meno coseno di 2t diviso quello che è. Quindi potenze, osservazione, diciamo potenze più elevate, osservazione, potenze ovviamente ad esponente intero, ad esponente intero positivo di seno di lambda t e coseno di lambda t si riducono facilmente al caso precedente. Si riducono al caso precedente. Va bene, terza grande famiglia di right hand sides, esempio 3, terza grande famiglia, prendiamo right hand side di tipo polinomiale. Io sto scrivendo sempre l'equazione del secondo ordine, ma mi raccomando, questo funziona tutto per l'equazione di qualunque ordine, più 7u' più 12u uguale a 0, anche se qui l'equazione fosse di ordine 20 funziona uguale, non uguale a 0, ma uguale a, che ne so, t quadro più 5. Quindi, caso generale, diciamo, secondo right hand side del tipo polinomio. Che tentativo faremo? Polinomio. Di che grado? Dello stesso grado. Allora, c'è qualcuno che può avere il retropensiero che bisogna salire di 2 col grado perché l'equazione ha ordine 2, ma in realtà no, basta lo stesso grado. Diciamo, il tentativo è u di t, è polinomio di secondo grado, però come? Cioè, anche se qui ci fosse solo t quadro, va fatto il tentativo completo, cioè con il polinomio completo, cioè a t quadro più bt più c, quindi con tutti i coefficienti, mi raccomando, questa è la cosa, con tutti i coefficienti. Tentativo ho fatto con tutti i coefficienti, anche se qui manca la t, tipo nel tentativo ho messo. Perché? Perché capite che facendo la derivata prima e la derivata seconda compaiono termini di tutti, compaiono tutte le potenze di t. Poi come si prosegue? Esattamente come prima, se io faccio u' di t, adesso questo conto è anche facile, u' diventa 2at più b, u secondo di t diventa 2a, e a questo punto è una bovina sostituzione, u secondo diventa 2a più 7u', quindi più 14at più 7b, più 12u, quindi più 12at quadro più 12bt più 12c, uguale a 0, no, non uguale a 0, ma uguale a t quadro più 5, e a quel punto capite cosa faccio, no? Uguaglio i coefficienti. Quindi uguaglio il coefficiente di t quadro, diventa 12a uguale a 1, poi uguaglio il coefficiente di t, 14a più 12b
uguale a 0, perché qui t non c'è, e poi il termine noto, 2a più 7b più 12c, 2a più 7b più 12c uguale a 5. E non sto a offendervi risolvendo il sistema. Questo è il coefficiente di t quadro, questo è il coefficiente di t e questo è il termine noto. Vi faccio solo una piccola osservazione. Di solito risolvere il sistema che viene fuori è molto facile, perché si tratta di un sistema, ditemi una parola, come l'avete chiamato, l'algebra lineare? Questo è il classico sistema triangolare, no? I sistemi triangolari sono comodissimi. Cosa vuol dire sistema triangolare? Vuol dire che dalla prima trovo A, poi vado sotto trovo B, poi vado sotto trovo C. Lo posso risolvere senza fare passaggi da Gauss, senza fare cose strane. Il sistema triangolare si risolve molto facilmente. Viene fuori sempre un sistema triangolare. Viene fuori sempre un sistema triangolare. Un sistema triangolare. Quindi facile da risolvere. Perché viene fuori il sistema triangolare? Beh, perché t quadro, se io ho qui t quadro e ho fatto un tentativo di grado 2, dove vengono fuori i t quadri? Vengono fuori solo dalla u, no? Quindi t quadro ci sarà soltanto qua. La t viene fuori solo dai primi due e dall'ultimo rimane solo il termine noto, perché ogni volta che faccio la derivata uccido un grado, scendo di uno su un grado. Quindi per forza viene fuori un sistema triangolare. Qual è il fatto generale che devo dire in questo caso? Fatto generale, se il right hand side è un polinomio, se il right hand side è un polinomio, provo con UDT, uguale polinomio dello stesso grado a coefficienti incogniti. Quando è che non funziona? Non funziona quando dei polinomi sono già soluzione dell'equazione omogenea. E quando è che può succedere che dei polinomi sono soluzione dell'equazione omogenea? Quando ci sono i famosi e alla 0t, che producono 1, poi possono produrre t, t quadro. Diciamo, questo non funziona se e solo se questo non funziona se e solo se sostanzialmente x uguale a 0 è soluzione dell'equazione caratteristica. Nel qual caso occorre moltiplicare tutto per t alla m, dove m come sempre è la molteplicità. Però qui vorrei che mi capiste, perché si rischia sempre che poi arriva qualcuno che a questo dubbio qua. Se l'equazione è u derivata terza meno u derivata seconda uguale t quadro, il tentativo da fare alla fine qual è? Quindi chi è il polinomio caratteristico? Il polinomio caratteristico è x al cubo meno x quadro, quindi x quadro per x meno 1. Lo vedete subito che un tentativo polinomio di secondo grado non può funzionare, no? Perché se metto un polinomio di secondo grado, la derivata seconda mi diventa un numero, questo addirittura diventa 0, quindi non può andare bene. Quindi che grado devo usare? X uguale a 0 è una radice di molteplicità 2, quindi devo salire di 2. Devo passare al grado 4, ma è ragionevole usare il grado 4, perché derivandolo due volte diventerà di grado 2. Derivandolo tre volte diventerà di grado 1 e magari va bene. Quindi il tentativo da fare è UDT. Allora, c'è sempre qualcuno che a questo punto scrive il polinomio generico di grado 4. Va bene o non va bene? Va bene per modo di dire. Il tentativo giusto da fare sarebbe questo qui. Allora, se non ci fosse questa storia che x uguale a 0 è radice, il tentativo sarebbe ax quadro più bx più c. Dal momento che... meglio che la chiami t. Questa è t, eh? Il tentativo da fare sarebbe questo, se non ci fosse
che x uguale a 0 è radice del polinomio caratteristico. Tentativo da fare, questo mi dice bisogna moltiplicare per t alla n, quindi moltiplico per t al quadrato. Quindi il tentativo è un tentativo che non è il generico polinomio di grado 4, è il polinomio di grado 2 moltiplicato per t quadro, più c t quadro. Questo è il tentativo da fare. Se io me ne frego e ci metto più di t più e, cosa succede? Che alla fine non riesco a determinare d ed e, ma vi stupite che non si possano determinare d ed e? No, perché fanno parte della soluzione dell'omogeneo. Quindi se usassi il polinomio completo, se usassi u di t uguale a t alla quarta più b t cubo più c t quadro più d t più e, non riuscirei a determinare e aggiungo ovviamente D ed E. Fatemi fare il conto con il tentativo giusto. U' di T, così scriviamo la soluzione generale, diventa 4AT cubo più 3BT quadro più 2CT, questo è U'. U' è uguale a 12AT quadro più 6BT più 2C. U' di T è uguale a 24AT più 6B. E va bene. Sostituisco nell'equazione. Sostituisco, cosa devo mettere? U derivata terza, 24AT più 6B, meno U derivata seconda, meno 12AT quadro, meno 6BT, meno 2C, e questo qui deve fare T quadro. E vabbè, anche qui ho il sistema triangolare e ce la faccio, no? Perché cosa devo imporre? Devo imporre che meno 12A sia uguale a 1, questo è il coefficiente di T quadro, poi 24A meno 6B uguale a 0, e poi il termine noto, 6B meno 2C, direi 6B meno 2C uguale a 0. Dai, fatemi portare al termine un esercizio 1, A uguale a meno un dodicesimo, poi 24A cosa fa? A quel punto diventa meno 2 meno 6B uguale a 0, quindi B uguale a meno un terzo, B uguale a meno un terzo, e a quel punto 2C uguale a 6B, e quindi C uguale a 3B uguale a meno 1. Quindi la soluzione generale, questo è l'unico esercizio che arriva in fondo, soluzione generale, la soluzione generale è U di T uguale, allora, meno un dodicesimo T alla quarta, meno un terzo T al cubo, meno T al quadrato, più sulla parte omogenea cosa ci devo mettere? X meno 1, quindi c'è l'esponenziale, e alla t, più a volte e alla t, più b volte più ct. Questa è la soluzione generale dell'omogeneo. Soluzione generale dell'omogeneo. Ed è proprio la presenza di questo b più ct che mi impediscono di determinare, diciamo, il termine noto, il coefficiente di t qui, perché sono liberi, qualunque essi siano, ottengo una soluzione. Quindi era ovvio che non venissero. E va bene, ultima cosa, ultime due cose, diciamo, altri possibili right hand side, altri possibili right hand side. Cosa ci può essere? Allora, abbiamo visto l'esponenziale, abbiamo visto il polinomio, abbiamo visto la cosa trigonometrica. Se ci fosse polinomio per esponenziale, cosa tentereste? Se c'è p di t per e alla lambda t con p di t polinomio, cosa
cosa sarà mai? Un esponenziale per un polinomio a coefficienti incogniti dello stesso grado. Provo con u di t uguale e alla lambda t uguale e alla lambda t per polinomio dello stesso grado a coefficienti incogniti. Se c'è pi di t per seno di lambda t, stessa cosa, solo che stavolta serve anche il coseno. Provo con u di t uguale seno di lambda t per polinomio più coseno di lambda t per polinomio. Altra cosa che può succedere, 3, se c'è, che ne so, coseno di lambda t per e elevato alla mi t, quindi un misto di trigonometrico ed esponenziale, cosa proveremo mai? Un esponenziale moltiplicato per segno e coseno. Provo con u di t. Insomma, questo qui è semplicemente per farsi un po' l'occhio a possibili situazioni che possono succedere. Diciamo, a coseno di lambda t più b volte seno di lambda t per e alla bt, dove a e b sono coefficienti incogniti. Questo è per farsi un po' di... ultimissima cosa, se di là c'è un po' di tutto, cioè una somma pazzesca di cose di questo tipo qua, di cose del tipo già trattato, vi torna che basta che facciate un tentativo che è la somma. Diciamo, se il secondo... Se 4, se il right hand side è la somma di più termini che si sanno trattare, allora risolvo separatamente e sommo le soluzioni. E sommo le soluzioni. Non so se si è capito cosa voglio dire, no? Se di là c'ho e alla t più seno di t, cosa faccio? In un angolo risolvo con e alla t, in un angolo risolvo con seno di t e poi sommo le due soluzioni che ho ottenuto. Perché funziona sta storia qua? Perché se L di 1 è uguale a una certa funzione F1 e L di U2 è uguale a una certa funzione F2, cioè se io ho una soluzione con il primo right hand side e ho una soluzione con il secondo right hand side, allora cosa succede se faccio L di 1 più U2? Diventa proprio F1 più F2. Qui sto sfruttando la linearità. Questo implica che L di U1 più U2 è uguale a F1 più F2 per linearità. E va bene. Questo conclude il capitolo provare a indovinare. Adesso vi illustro in quest'ultima parte, e speriamo che un quarto d'ora basti per fare un esempio banale, il metodo di variazione delle costanti. Diciamo, dal punto di vista pratico è davvero l'ultima spiaggia, se uno non sa dove, che idea, che strada prendere, questo qui funziona, però è una barca di conto.
Facciamo un esempio. Voglio risolvere un'equazione complicatissima che è un secondo più 2 u primo meno 3 u uguale e alla 2t. Con il tentativo si fa in 10 secondi, giusto? Adesso invece non voglio fare il tentativo, facciamo il metodo di variazione delle costanti. Cosa dice il metodo di variazione delle costanti? Dice la soluzione dell'omogenea è la soluzione dell'omogenea è, cos'è la soluzione dell'omogenea? U di t uguale, che sono le radici, questo è x quadro più 2x meno 3, quindi è x più 3 x meno 1, così? Quindi è u di t uguale a di t per e alla t più b di t e alla meno 3t. No, ok, sono avanti di un minuto. Giusto? Chi sono a e b? Sono i parametri liberi, queste sono costanti. Cosa dice il metodo di variazione delle costanti? Dice quello che dice il metodo. Queste sarebbero costanti. Cerco una soluzione della non omogenea del tipo u di t. Quindi della non omogenea, sto cercando una soluzione della non omogenea, del tipo u di t uguale a di t per e alla t più b di t per e alla meno 3t. Ecco perché ero avanti di 3 minuti, di un minuto. Cerco una soluzione di questo tipo, quindi cosa sto facendo? Sto facendo variare le costanti, metodo di variazione delle costanti. Quelle che erano costanti nella soluzione dell'omogenea adesso diventano funzioni della t. Quindi faccio variare le costanti. Questo è tra mille virgolette, faccio variare le costanti. Adesso vi illustro il metodo. Cosa faccio? Calcolo un primo e un secondo, e già qui capite che è una barca di conto. Un primo di t, che cosa devo fare? Devo derivare questa cosa qua. Che cosa diventa questa? A primo di t per e alla t più a di t per e alla t più di primo di t per e alla meno 3t meno 3 b di t per e alla meno 3t. Giunti qui uno dice, calma, se vado avanti così al prossimo passaggio sono 8 termini. E allora cosa faccio? Prendo quelli che hanno a e b pulito senza derivata e impongo che facciano 0. Quindi impongo che facciano 0 quelli con a e b pulito. Cosa succede? Cosa ottengo? Ottengo a di t per e alla t meno 3 b di t per e alla meno 3t uguale a 0. Questa la metto in un angolo e la chiamo prima equazione. Prima equazione. Perché lo faccio? Non importa. Per il momento, per semplificarmi i conti successivi, però ottengo una prima equazione. Adesso cosa succede? Sfruttando la prima equazione, quando vado a calcolare un secondo, devo derivare questi due termini qui? Non li devo derivare, perché? Perché la loro somma è zero, se vale la prima equazione, e quindi la loro derivata è zero. Quindi non sto a derivare questi, derivo soltanto... No, cosa ho fatto? Ho fatto il contrario. Devo sbattere via quelli con il primo, non quelli con il secondo. Sbatto via questo, esattamente gli altri. Sbatto via quelli con il primo, che mi produrrebbero derivate seconde che non voglio. Quindi, qui nella prima equazione metto a primo di t più b primo di t. Più di primo di t. Così.
Quindi metto nell'equazione quelli con il primo. Adesso quando vado a derivare, derivo solo gli altri. E derivando solo gli altri, cosa mi diventa? Mi diventa A' di t e alla t più a di t per e alla t meno 3b' di t e alla meno 3t più 9b di t per e alla meno 3t. Adesso con un bel po' di pazienza sostituisco un secondo, un primo e u nell'equazione iniziale con molta pazienza. Quindi qui ripeto, l'unica astuzia è stata che nel calcolare u derivata seconda non derivo i termini con il primo, derivo soltanto i termini con a e b, perché gli altri ho supposto che facciano zero sommati, quindi qui derivo solo due termini, quelli con la a e la b pulita. Va bene, adesso facciamo sta sostituzione nell'equazione e controllatemi i conti, perché A' di t per e alla t, io faccio tutto il conto anche se potrei risparmiarmelo per una ragione che sarà chiara tra un istante, però essendo il primo e forse l'ultimo esempio lo faccio. Questo era un secondo. Poi cosa devo fare? Un secondo più 2u', quindi più 2a e alla t più meno 3b, c'erano due davanti, meno 6, grazie, meno 6b di t e alla meno 3t, non metto gli altri due perché tanto fanno 0, poi cosa devo fare? Meno 3u, quindi meno 3a di t e alla t, meno 3b di t e alla meno 3t. Quindi questa qui è u secondo. Fortunatamente c'è una maniera per capire se uno ha sbagliato i conti, e tra un istante ve la dico. Questo è un secondo, questo è meno 2u', più 2u', e questo è meno 3u. E tutto ciò deve fare, abbiamo detto, e elevato alla 2t. Vediamo un po' cosa succede. Cosa succede ai termini con a di t, con e, vediamo qui, a per e, più 2a per e, meno 3a per e. Avete visto cosa succede? Questo deve succedere, i termini in a pulito devono andarsene, i termini in b pulito che fine fanno? 9, meno 6, meno 3. Allora, se succede questo, avete fatto i conti giusti. Quindi i termini in A e B, i termini con, adesso poi lo capiamo perché se ne devono andare, con A di T e B di T devono andarsene. Cosa resta? Resta una cosa quasi umana, resta A' di T per e alla t meno 3b' di t per e alla meno 3t uguale e alla 2t, e questa la chiamo seconda equazione, e questa la chiamo seconda equazione. Allora adesso guardiamo insieme la prima equazione e la seconda equazione, che cosa sono? Sono un sistema nelle incognite A' e B'. Da lì ricavo A' e B', poi integro, trovo A e B, sostituisco e ho finito. Questo è il piano per concludere. Quindi, diciamo, mettendo insieme le due equazioni, trovo, allora fatemi ricopiare la prima, e A' e più B' è A' e alla t più B' e alla meno 3t uguale a 0, e la seconda equazione è A'
e alla t meno 3b' e alla meno 3t uguale e alla 2t. Risolvo. Cosa succede se risolvo? Allora, come si farà mai a risolvere questo? Beh, sembra comodo fare la differenza, no? Se faccio la differenza risulta 4b' di t per e alla meno 3t uguale, fatto la differenza, meno e alla 2t. E da questo ricavo b' di t uguale cosa? Meno un quarto per e elevato alla 5t. Questo è b'. Se voglio ricavare a primo, cosa faccio? Cosa faccio? 3 volte la prima più la seconda? 3 volte la prima più la seconda diventa 4 a primo di t per e alla t, 3 volte la prima più la seconda uguale e alla 2t. E quindi a primo di t uguale a primo di t uguale un quarto e alla t. E finalmente siamo pronti a calcolare a e b. Quindi a di t, la primitiva, una qualunque, a di t è uguale a un quarto e alla t, e b grande di t è uguale meno un ventesimo e alla 5t. Ho preso delle primitive qualunque. Conclusione, posso finalmente scrivere u di t è uguale a di t per e alla t più b di t per e alla, quali erano le radici, meno 3t, e quindi qui c'è il più, e quindi praticamente finito, è uguale un quarto e alla t per e alla t più b di t meno un ventesimo e alla meno 3t per e alla 5t. Risultato, un quarto e alla 2t meno un ventesimo e alla 2t. E questo, se non sbaglio, fa un quinto. Una fatica immane per scoprire che la soluzione era un multiplo di e alla 2t, come con il tentativo avremmo visto in un secondo. Strategicamente, perché funziona questo? Cioè, vorrei che capiste questo. Perché è successo il miracolo? Questo è il miracolo. Questo è il momento chiave della storia, no? Il momento chiave della storia è questo, il fatto che se ne siano andati via gli A e i B, perché a quel punto è rimasta, la prima equazione aveva solo A' e B'. Se qui se ne vanno A e B, rimane un'altra equazione in A' e B'. Perché è successo che se ne andassero? Cioè, cosa succede? Quali sono i termini che contengono A pulito? I termini che contengono A pulito sono stati ottenuti facendo le derivate sulla parte con l'esponenziale. E quindi, essendo l'esponenziale soluzione dell'omogenea, è chiaro che se ne deve andare. Questa mettiamola come osservazione finale. Osservazione, il metodo, diciamo, quando ho sostituito un secondo, un primo e u, se ne sono andati i termini con a di t e b di t, perché erano del tipo a di t per L di E alla T più B di T per L di E alla meno 3T. Cioè, voleva dire che A di T e B di T li avevo conservati e avevo fatto le derivate che dovevo fare sulla parte esponenziale. Ma questi qui sono zero. Questi sono zero perché sono le soluzioni, perché E alla T ed E alla meno 3T sono soluzioni della non omogenea. Soluzioni dell'equazione omogenea.
Ovviamente questo non basta fare una dimostrazione, perché cosa potrebbe succedere? Questo dice che i termini mai lì se ne sono andati. Cosa potrebbe succedere? Che se ne vadano anche gli altri, cioè che il sistema che trovo in A' e B' sia un sistema non risolubile. Cosa vorrebbe dire che un sistema non risolubile, che ha il determinante uguale a zero? Fortunatamente si può dimostrare che il determinante è sempre diverso da zero. Se uno scrivesse esplicitamente chi è il determinante, e forse domani lo faremo, in un caso speciale lo faremo, si può verificare che il determinante è sempre diverso da zero. Insomma, si può verificare, ma in questa sede non lo faccio, forse lo faccio domani in un caso particolare, si può verificare che il sistema finale, in A' di T e B' di T ha sempre soluzione. Cioè il determinante è diverso da zero. Un'ultima cosa. Se io qui avessi messo più C quando ricavavo A e B, cosa succedeva? Liberissimo di farlo, mi trovavo qui un po' di E alla T e un po' di E alla meno 3T, come mi aspetto dalla soluzione dell'omogenea. No. Se io facevo il super generale qui, aggiungevo il più C, mi ritrovavo le costanti che comunque dovrei mettere come soluzione dell'omogenea. Insomma, spero che questo in un certo senso scoraggi dall'usare il metodo nei casi pratici e inviti ad aguzzare l'ingegno per capire come è fatta la soluzione. Però dal punto di vista teorico è importantissimo, perché, e questo lo vedremo, perché insomma non tutti i secondi, non tutti i right hand side sono così pronti come seni, coseni, esponenziali. Quindi dal punto di vista teorico uno non sa cosa si trova di là, e questo è l'unico metodo che fornisce la soluzione.